La campana suona forte e lui va a casa. Marco, vai grosso per la strada. Per favore non piccarmi, dice Luca impaurito. Ora muoviti ad alzarti, dice Marco incattivito. Lui si alza, cerca di scappare da questa tortura. Il sudore che ha il sapore di paura. L'artefice lontano guarda con la faccia dura, chiuso dentro quelle maschere che servono da mura. Il ragazzo cerca di reagire ma viene fermato dallo stesso gruppo di ragazzi che l'hanno picchiato. Inizia tutto regolare, presi in giro divertenti. Va a finire con due strepi, vincenti e perdenti. Il vincente che ha subito ed è riuscito a denunciare. Il perdente che ha agito come un animale. Luca torna a casa, una famiglia che l'aspetta. Marco torna a casa e si rinchiude in cameretta. Dimmi dove vai, non puoi fare tutto da solo. Dimmi dove vai, non cambia se resti lì a guardare. Dimmi dove vai, non puoi fare tutto da solo. Dimmi dove vai, non cambia se resti lì a guardare. Poi c'è lei con i complessi di inferiorità. Il ragazzo che gli piace chissà se la guarderà. Poi si gira e lo vede con un'altra. Un cocktail di sentimenti, delusione e rabbia. Le ragazze che la guardano deridono alle spalle. Tanto amiche sono in gruppo, riescono a mostrare le palle. A lei sembra che la vita sia una guerra continua. La linea di depressione, lei è al centro della linea. Sfigata. Inferiore a nessuno ma si è demoralizzata. Si vergogna di passare, si vergogna di se stessa. Quelle stesse ragazze l'han sempre chiamata fessa. Ora lei ha 40 anni e un marito l'ha trovato. Sposata da 2 anni e un bambino appena nato. In questa storia le ragazze sono le perdenti perché lei gestisce i loro